sempre sperato che qualcuno un giorno potesse parlare male di noi, ma eravamo invisibili, talmente invisibili che non ci vedevamo mai. Chad, a soli 17 anni, lascia la sua terra. Sua madre impiega tutti i suoi risparmi per farlo arrivare in Italia, dove avrà un futuro migliore, una nuova strada e la possibilità di studiare e di diventare medico come tanto desidera. Le derisioni, lo scherno e i pregiudizi lo hanno sempre perseguitato come fosse un condannato, un peccatore. L'Italia lo ha marchiato fin da subito, vuole annullarlo, ma Chad ha ritrovato la sua via del bene. È psichiatra della sua clinica, il consultorio degli invisibili, dedicando anima e corpo ai suoi pazienti bisognosi di attenzioni per troppo tempo negategli. L'intento di Chad era quello di ricondurli sul loro binario deragliato. La società del bello non poteva accettare i suoi pazienti, non voleva donare loro neanche un assaggio di visibilità. Ciao! Ciao! Tu devi essere il medico che aiuta le persone. Più che medico, vabbè, sono uno psicoterapeuta, però sì, sono io. Piacere, Aurora. Ciao. Posso sedermi? Prego, prego. Vorrei parlarti di una mia amica. Sì, dimmi. Lei sente dei vuoti. Ogni tanto cerca di colmarli con qualsiasi cosa le capiti. Ha un estremo bisogno di cercare qualcosa e metterlo dentro. Ma ha sei problemi in famiglia, magari non è ascoltata dai genitori, da mano a scuola, qualcosa così? Io credo che le capiti spesso quando litiga in famiglia, ecco. Questi sono i problemi che la tormentano e la rendono così. E questo avviene molto spesso? Quasi ogni giorno. Ma dimmi una cosa, tu e lei siete due amiche intime? Sì, Piera, la mia amica. Ma sei sicura che non sia tu quella persona? No, è la mia amica, Piera. Sicura? Scusa, io ora devo andare.
Però grazie, sei stato veramente gentile. Se hai qualche problema sai dove trovarmi. Ciao, grazie. Ciao. Quella ragazza Aurora? Sì, sono io. Sei venuta a e parlare. E tu sei il dottore che aiuta le persone? Sì, sì. Ma tutto bene? Come sì, stai? E tu? Tutto a posto. Mi fa piacere. Hai un po' di tempo libero, magari no, ma... parliamo un po'. Certo, non ho niente da fare. Non so, vuoi andare a qualche bar? Ci prendiamo un caffè. Un caffè. Ok, andiamo. Poi imprechi ma non passa mai. La tua fame sveglia, cazzo no, non va a dormire lei. Sogni, 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 ma sai già poi quanto costano. Qualche notte in piedi a sopravvivere al fatto che non è la realtà e la conosci già. La fine che farà la tua forza di volontà. Andrà a farsi fottere, ti dicono sei forte, sì. Sono bravi a parlare che ne sanno che hai dentro quel frigo. Si frettano le lacrime in dispensa. Ben chiudi le tue ansie e poi sotto. Un cerchio della condivisione e della fiducia. Le sedie tutte intorno e le storie, così uguali ma così diverse, raccontano di una vita, di una sofferenza. C'è una paura comune, ricadere nella malattia. Ogni nuovo che arriva, esso diventa linfa vitale per tutto il gruppo, per poter continuare il percorso, per trovare la forza. Non ci sono ragioni. Ad un certo punto ti va di fare una cosa e la fai. Poi ti accorgi che è troppo tardi per smettere. È troppo grande per te. I bucomani muoiono da soli. La maggior parte in un lurido bagno pubblico. Non vogliono morire. Non sanno perché sono al mondo. La mia casa è un disegno scarabocchiato su un foglio impercettibile. L'infelicità è come lo zero, matematico. Annulla tutto. Non si può ridurre né dividere. Ho cicatrici che non vedrete. Ho storie che non conoscerete. Ho orrori che non immaginate. Ma davvero c'è bisogno di piangere per far capire alle persone che si sta male? Inascoltate grida di un dolore invisibile rompono il silenzio della notte, ma i nostri cuori tacciono davanti all'orrore del diverso. Sul fondo di ogni bottiglia vi è scritto il nome di qualcuno, e se la svuoti per dimenticarlo, prima o poi te lo ritrovi davanti agli occhi. Ilaria, 17 anni. Da 7 mesi non va più a scuola. Compra passeggini, tutine e scarpette rosa. Futura giovane madre, ma vittima di un amore malato. Essere madre è una fortuna, eppure se hai 17 anni diventa una sfortuna. Una colpa senza soluzione. Il dolore personale non è lo stesso, ma l'infelicità sì. La possiamo dividere in parti piccole, sempre più piccole, fino a trasformarla in polvere. L'invisibilità non è altro che una maschera sbagliata che la cattiveria e la sofferenza delle circostanze del percorso umano ci costringono ad indossare. Thank you.
giovane medico ha pagato il prezzo che gli ha imposto il colore della sua pelle. Tra noi bianchi devi accettare di essere nulla, un individuo senza valore, un numero in mano di chi ha il potere. O soccombi all'invisibilità o muori. Sembrava tutto perfetto, ma la perfezione non esiste. La felicità è stabile e la fortuna cambia repentinamente destinazione. Chad era forse il più bisognoso di tutti noi, il più emarginato, il più reietto. È rigettato dai pregiudizi che non perdonano, ma si è ritrovato, si è donato autonomamente la felicità e ha dedicato la sua vita agli altri, a noi. Era più invisibile dell'invisibilità stessa, ma si è reso visibile per aiutare chi non aveva più la forza di restare in piedi. Il minimo che possiamo fare è andare sempre avanti. Da ora, anche senza di lui, saremo protagonisti di noi stessi e la nostra vita sarà sempre a colori, vivida e accesa come gli abbiamo promesso.